Dario, hai visto il buon Suri in Giappone? No, ma io vorrei vedere qualcosa. Suri Giappone, sono tornato in Giappone dopo 3 anni. Il mio sushi preferito dal Giappone a Signore. Tokyo, vediamolo. Tokyo, la stanza è davvero grande, è una suite, penso sia la stanza più grande che abbia mai avuto in Giappone, come hotel parlo. Ma è ironico o no? Ma mi sembra E piccolissimo. oggi andiamo nel mio sushi preferito, che non è... Tra l'altro è Suri, non l'avevo ancora visto. No, sì, l'avevo visto però con gli occhiali da sole alla sfilata. Suri post-operazione agli occhi. un sushi di alto livello, ma è un marcino ed è il mio marcino. Beh, questa secondo me è una citazione, dato che Suri è un fan di vecchissima data, e secondo me è una citazione data da Tokyo. Del cuore e quindi andiamo a mangiarlo insieme. Mi mancava, ve lo posso già dire, devo ancora arrivarci, ma mi manca. Sei pronto per l'esperienza Tanto la qualità è di Natale a Tokyo. culinaria della tua vita? Senta, Certo, sono sempre pronto per l'esperienza culinaria. Sempre. chi è questo amico toscano? Chi è lui? Chi è Fungo qua? Grazie, Coxico. Sempre. Scendiamo queste scale. Sì, Sempre, la sempre. stanza d'hotel ha delle scale all'interno, è su due piani. Vabbè. No, non è marcio, è marcino. Fit check. Boh. Comunque mi sembra molto piccola come stanza, Nel eh. senso, Cosa? Guarda lo Steve Jobs. col maglione va bene. Sì, va bene. Non ti giudicano in questo posto. È un marcino per quello. È un marcino del cuore per quel motivo. E ci sono un botto di cantieri. C'erano anche diversi anni fa, ma ora, 3 anni dopo l'ultima volta che sono venuto qui. O adesso i palazzi di Tokyo non mi fanno più effetto, sono forte io. Ora che ci sono tornato non mi fanno più niente. C'è una quantità di lavori in questa zona di Shibuya incredibile. Gru ovunque, cioè guarda quante gru ci sono. Vabbè. Ed eccoci qua all'incrocio di Shibuya, a neanche tipo 5 minuti dall'hotel, quindi siamo molto comodi qua. Ah, boh, era proprio un centro a Shibuya, l'ha preso. Poi c'era. Ma l'ho trovato, ragazzi. Posizione a sto giro. Sempre bello, sempre più luminoso, sempre più slot pubblicitari sembrerebbe, anche se in realtà non credo che ne aggiungano. E il mio sushi del cuore è in questa direzione. Sì, ci siamo, riconosco la via. Questa via è importante, ragazzi. Noodles, no, non vogliamo i noodles. Taco Bell, non vogliamo Taco Bell. Noi vogliamo una sola cosa, il trenino. Ora, se... No, ma scusa, ma sushi di qualità al trenino, Surri, ma che cazzo? Ma perché mi devo subito incazzare? Ma perché mi dovete fare innervosire tutti? Vedi cosa succede a vedere i video di Marco Togni? Se non ricordo male c'è sempre un bordello di fila. Speriamo che a sto giro non ce ne sia. E vedo i ristoranti che stanno chiudendo, spero di non aver calcolato male. Poi andiamo qua? Vai, vai. Ha detto, ma no, ha detto di qualità, ma marcino. Quindi, secondo me, intendeva il posto, Marcio. Guarda, bello, mio padre. Però il trenino, no, il treno è proprio da rifiutarsi. Il sushi, poi, è proprio religione. Non si può andare così in un posto col treno che arriva, ti porta il sushi. Ma che è, una baggianata? Non è una barzelletta, il sushi. Andiamo dalle conigliette. No, cioè, è un bar dove ci sono le Sì, no, per gli conigliette, tutte animali, le pet, siamo a sì, Pet pet Bar. bar. Eccoci qua, il trenino. Cioè, quello con i bambini, cioè, va a mangiare lì per solo perché c'è il treno. Mettiamo la mascherina, non facciamoci cacciare. Ok, c'è un po' d'attesa, però ne vale la pena. Neanche un minuto d'attesa e ci siamo. 50-51. 1:15, 16:37. Dai, raga, ma via, ma che cazzo è? Il sushi, allora, massimo deve contenere 10 persone, ma massimo, e devi stare con davanti, te lo tagliano e te lo fanno. Quello è il vero sushi. Il benessere, la storia, il legno, il dialogare con lo chef, quello, il rito proprio. Guarda, guarda. Penso sia questo, 51. Allora, questo te lo tieni, così poi quando vai a pagare gli mostri questo e puoi pagare. Benvenuto Jam, nel tuo sushi preferito di... Poveraccio Jam, guardalo, mio padre. Sempre. Sì. Condannato a questa merda. Il sushi conveyor belt del trenino. Allora, non so se qua possiamo levare questo, ma sì, leviamolo. Signori, voi non potete capire cosa rappresenta per me questo sushi. Questo non è solamente un ristorante di sushi. Questo
non vuol dire nulla questa cosa, non hai detto niente su... C'è più il trenino! Godo! No! No! Hanno messo nulla e basta! C'è piattino! Ah, hanno c'è... levato il trenino! Ah, c'era un treno! Lo faccio dal treno! Io pensavo che il treno intendesse una cosa così... Godo, mamma mia, godo, mi sto per tirare fuori il cazzo e fa una sega. Ma hanno levato il trenino? Andiamo via. Non c'è più il trenino. Probabilmente per il Covid. No, raga, non ho parole. Sì, sicuro che è per quello. Ma è buono almeno. È buonissimo. È buonissimo. Vediamo la faccia di questo sushi di merda. Ed è economico, ma è buonissimo. Ecco. Io non ci voglio credere, signori. Sushi non può essere economico c'hanno... se è buono. Ci hanno levato il trenino. Stefano appena vede stupido impazzisce. Che carino, pensa sempre ai suoi amici, Stepney. Qui invece sta pensando alla finanza, amici di Stepney. Però questo è tutta una grande catena di conoscenze, di amicizia, di affetto. No, sono destabilizzato. Ragazzi, questo è il sushi dei primi video in Giappone, dei primi viaggi in Giappone con i mates. È iconico. Mates, veri amici, sottotitolo. Hanno levato il trenino. Basta. No, no. Dobbiamo acquisire la catena e reinserire il trenino. Sì, vabbè, ora, veramente. Allora, ti spiego un attimino il set. Abbiamo salsa di soia. No, questo prima, dovrebbe vabbè. Essere un qualcosa vabbè, tipo... Grazie vitaliano, grazie pasta impanata, bella domanda. Sottomarino. Salsa di soia. E questo cos'è, quindi? Sono salse di soia diverse, forse. Di qua c'hai il cucchiaino per il dolce, bacchette nel caso ti servissero un paio. Risata crepapelle per questa battuta di Suri, perché ce ne sono tante nel bicchiere. E lì c'è il wasabi. Questa è acqua calda, è bollente. E tu praticamente puoi prendere. Perché? Non ne hai tu dietro, però io ne ho. Tu fai così. E si fa così. Praticamente vedi che c'hai un piccolo c'è un piccolo cilindretto. Tu fai così. Fai così. Grazie, ne basta Alexander, poco. Da buttare mazzo asso. Poi vieni qua, acqua calda. Acqua calda. Che schifo. E abbiamo il nostro tè verde, free refill, quanto ne vuoi. Grazie Melant, free refill. Vignetta degli dei. Acqua calda, merda. Va bene. Allora, iniziamo a prenotare. Si possono ordinare, se non sbaglio, tre cose alla volta. C'è un qualcosa che io adoro. C'è il mio nigiri preferito della storia qui. Sentiamo. Cioè il salmone scottato con maionese, pepe e sale. Sì, poi ci metti anche un pochino di sottaceti, cetriolino bollito e il cazzo che te se fregano. È una porcata, ti giuro, incredibile. È la cosa meno sushi che esista, però a me piace un botto. E abbiamo l'hotel qui, quindi verremo qui. Per mai, il salmon. Sì, sì. Dove l'hai trovato? Salmon. Nigiri, salmon. Eccolo. Madonna, sì. Peppe, mai trovato. No, pepper mayo. Allora, piglio due piattini di questo. Poi. Faccio. Tonno. Con filpe. No, puoi metterne tre nell'ordine. Grazie, no, casa. Grazie, quando grazie. Vuoi chiudere il conto. Poi prendiamo un po' di tonno. No. Tonno. Order. Order, place order. Era giusto, fra. Aggiungi qualcos'altro però. Cosa vuoi? Vabbè, abbiamo ricevuto il tuo ordine, grazie. Fantastico. Puoi fare massimo tre alla volta. Ma a parte il prezzo, la qualità, lo vedremo subito dalla faccia del sushi, com'è questo sushi. Non c'è verso. A me farebbe piacere provare, tipo... Allora, qua c'hanno delle robe che sono una merda. Tipo beef rib, cioè praticamente... Ci sono le rib sul nigiri, omelette, un po' inutile, prosciutto salad, cioè non è... Mamma mia, questa roba è mai vista, ma dove cazzo è andata? Non è che c'è solo qualità, è un po' un marcino, ecco, mettiamola così. Ma io volevo l'anguilla, non è che... Alba Fortuna è così. Il tonno albacore. No, l'amico è stonato, cioè proprio non riesce più a capire dove si trova. Sono diverse varietà di tonno, diverse varietà e qualità, però se ti piace tutto, tranquillo. Shrimp tempura. Sushi, nigiri, shrimp tempura, boh, mai viste veramente queste cose. Tu ordina, poi arrivano. Con questa staff? No, fra, ordina.
perché voleva chiamarlo staff. Col the staff. Ordina. Oh, col the staff. Grazie che tipo. Grazie. Oh, 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 sta arrivando, sta arrivando. Top. Andiamo uno. No, ho ordinato quelli senza pepe. No, peccato. Vabbè. Si vola. Si vola. Sì, 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 ora arriva il tuo. Eccolo. Vuoi vedere la reaction di Giamma? Un altro robo. Grazie il capo Paia. Boh, la mensa, veramente, ragazzi. Oh, oh, a Perleina, è arrivato. Questa è testa di tonno fritta, tipo, cotta. Sembra molto buona. Buono, vero? Michele, io mi faccio scorpacciate di sto nigri qua. Va bene, proviamo il la testa di tonno. Questa è carne di testa di tonno. Mamma mia, ragazzi. Grazie, Alf, benvenuto. Ma cosa annusi che c'è la maionese? Sentirai l'odore della maionese, no? Madonna, grazie a Energy Lori. Guarda che faccia, guarda com'è contento. Guardalo. Sembra Marco Togni, cioè Marco Togni che mangia qualsiasi roba, anche veramente la roba cotta peggio della terra, la mette in bocca. Guarda come lo fanno in Giappone, veramente, da nessuna parte, miglior paese della terra, guarda, una cosa eccezionale, migliori surati che abbia mai provato. Sempre, sempre, qualsiasi negozio. Ma che ve frega se gli piace o meno, faccina con le lacrime, quella molto divertita. Ovviamente non può mancare il buon vecchio tonno, questa volta quello bello corposo, ci diamo una bella marciata di soia, spero sia soia questa. Piglia, piglia, sì sì. Insomma, sembra un po' solida per essere soia. Assurdo. Non è soia. Non è soia, mi sa che è teriyaki, salsa. Guarda la faccia di quando si accorge che non è salsa di soia. Se è salsa teriyaki. Soia. Questo com'è? Questo, questo è buono. Che fai? Non prendi anche il gambero con la stessa tecnica? Guarda. Bello sto gambero, grazie a tutto spa. Tutto sminchiato di salsine. Ma non ce le devi mettere così tante di salsa, cioè loro vini il sapore del pesce, a parte questo pesce, c'è cioè, il sapore c'è la mi fava in questo momento, grazie Andrea per l'abbonamento. No, però non posso un piatto qui. Tecnica segreta del nigiri. Grazie signor Capra. Questo è solo per gli eroi. Questa è la leggenda, narra. Completamente distrutto. Guarda che faccia, è completamente andato. È ubriaco di sushi. La leggenda, narra. Che cazzi, cioè, è tutto sfatto. Sì. Ce la faccio a prenderlo? Ce la faccio. Enorme. Allora Giamma, io ti ho detto che è tutto buono qui, però cioè, non, tu mi hai preso troppo letteralmente. Non so cosa ho preso. Cos'è quella pallina verde? Letteralmente, tra l'altro Trincia l'ha usato bene, che soddisfazione se ti l'ha usato bene. Sopra, io voglio vederti assaggiare quello, c'è. Onestamente. Ma cos'è, gambero? Gambero e maionese? Gambero, maionese e cipolla. Dario Blur ti ha cambiato. Cambiato o migliorato? Pensaci. La? Non so cosa ordinare. Vabbè, ormai faccio questo, è buono. Vabbè, prova, no, prova la maionese, bello. Hai avuto la bici, ora pedali. No, sono il gambero, bastardo. Grazie, Daniele. Piglia tutta la maionese e le cipolle. Presa dai Simpson, ragazzi. È una delle citazioni forse più famose della serie. Grazie, radioattivo. No, Iaco è un po' di wasabi qua sopra. Secondo me un accenno, un accenno. Qua eccoci qua. Sulla capasanta dell'Hokkaido. Proprio quello. Vai. Grazie, Onos. Test del wasabi. C'era un bel po' sopra. Potrei aver sgravato. Questo già un po' meno, un po' troppo wasabino. Ce l'ha messo giusto una punta. Vi faccio vedere un sushi che mi può piacere a me. Sì, però senza influencer del cazzo che mi dicono le stronzate loro inutili. Voglio vedere semplicemente uno e far sushi.
ma 僕の一日は本当に8名のお客様になるので、ecco, così mi piace. って言っても過言ではない。Ah, bene, godo. 営業時間よりもやっぱり仕込み。Questi sono i ricci di mare, mamma mia, delizioso sushi senza senso. I miei ragazzi io li porto sempre a mangiare questo tipo di sushi. Devo dividerli in 5 negozi diversi, quei ristoranti diversi, però ce la faccio. Cazzo, sono dei monaci asserviti al sushi, è giusto? Questa mi è uscita un po' la brutta, è giusto! Ma questo è un decelebrato! Ma tocca far bistecca! Grazie a Combo Luke per i due gift, grazie a Strato Vai di 97. Costa tanto? È abbastanza, sì. Benché ho scelto circa 20 anni. Secondo me un buon sushi in un ristorante del genere si va dai 50 a 60 chiorba in su. Ah, ma qui è a New York, però. No, è che c'era una... No, no. Saito, però c'è lui. Cerchiamo Saito. Saito, Japan Sushi. 3 stelle Michelin. E accogliamoci content creator! And it's magic. Sembra anche fatto bene. Si sono americani, eh. Con le palle quadrate. La mettiamo a 1080. Cioè è così, raga, per me è proprio un rito, cioè come andare alla messa, oh, veramente. Sembrano, e cosa mangiamo oggi, americani? Attenzione, questo è lo Tsukiji Fish Market. Ecco, i grandi ristoratori del sushi, ragazzi, vanno qua, attingono, grazie a Combo Luke per i due gift, grazie a Sons Krate, e il pescato diventa pietanza per i commensali. Top, super top. Come la pizza per me, il sushi, cioè è proprio un rito, deve essere. Quasi un rito. Cioè la pizza è più popolare, già, meno filosofia, però... però uguale. Tsukiji Fish Market is the biggest wholesale fish and seafood market in the entire world. And also... Cioè, allora, il sushi è uno dei piatti più rappresentativi dei giapponesi, quindi in un certo senso lo deve rappresentare il popolo giapponese. Quindi il fatto che sia un rito dove vige l'educazione, il silenzio, il godersi le piccole cose, come tentano di fare i giapponesi e come sono poi i giapponesi nella vita di tutti i giorni, mi piace. Come mi piace invece vivere la pizza come la vivono a Napoli, perché è il prodotto più famoso italiano ed è un prodotto di Napoli, quindi è una roba che devi vivere come vivono a Napoli, con questi grandi volteggi, il casino, il caos di Napoli, il calore dei napoletani. A me piace, cioè piace proprio vivere il piatto più rappresentativo del popolo come vive il popolo. So che è strano, però è così che la vivo io. So one of the largest wholesale food markets of any kind. Now we've heard a lot about Tsukiji before and about how people... Faccio un esempio pratico col Giappone. Quando secondo me l'okonomiyaki va provata ad Osaka, perché è il posto più caratteristico dove mangiarlo. Osaka è una città più chiassosa e l'okonomiyaki, quando andate a mangiarla nei veri posti, sono tutti unti, marci, c'è chiasso, c'è casino, le piastre che fumano, il puzzo di cibo, di frittata. Rappresenta Osaka al 100%. Che bello. Guarda che casino. Sono buoni anche nel Salento i ricci di mare, ragazzi. Le prendete uno, cucchiaino e mangiate. Mamma mia, senza senso. Sono illegali. Tana sega! Alessio sottolinea pure monnezza guadonato 100 pipponi. A rega non fate fermare sto treno. Niente. Ma poi non sono illegali, non mi risulta. Sono illegali? Sì, lo sono. Ah, sono illegali? Io l'ultima volta che l'ho mangiati... saranno passati 6 anni. Quando sono stati resi illegali, ragazzi? Che lì li mangiavo in un ristorante. Non puoi prenderli tu. Ma mia, l'ho preso io, l'ho mangiato in un ristorante. Non sono illegali, sono legata alla corta in natura. Ah, ma io l'ho mangiato in un ristorante, però. Mi piace il fatto che i susciaroli, i ristoratori di sushi, abbiano i loro contatti, i loro pescatori, le loro bancarelle, vadano lì a contrattare sul pesce.
troppo affascinante. Questa cosa succede anche in Italia, no? Gli ristoranti migliori sono quelli che hanno i propri mercati, i propri canali. No, un po' come insegna anche Ratatouille, no? Quando insegnano il pane, come si fa a riconoscere un brutto pane da un buon pane. Fighissimo. Oppure vai al mercato la mattina. Combo Luke ha donato 100 pippoli. Ma ho mangiato il risotto ai ricci un mesetto fa. Non so, Luca. La mancia all'ortolano, esatto. Bellissimo che la roba di Ratatouille, secondo me è verissima, tra l'altro. Grazie, Loki. Guarda che bello, cioè, è proprio bellissimo. Luca Pezzolo 2002. Ecco, è contento. Pippoli. Ciao Dario, mi hai fatto passare momenti stupendi. Ora però mi devo pulire dalla sborra. Va bene. Ah, è contento. No, parole, ragazzi. Boh, cazzo è? È una fiorentina. Boh, è noi. Cioè, da una parte c'è lui che ovviamente taglia il pesce con questa tecnica sopraffina, e dall'altra parte c'è mi pacco nella mannaia. Tosse, tosse, tosse. Due mondi diversi, due prodotti diversi. Grazie Bog, grazie la nonna, Fabio, Daniele, Vaso e Luca Mainardi. Hashiba Shinji. Hai, Endo Norisio desu. Kobayashi to moshimasu. Ah, l'assistente. Mazu, uchi-uchi no ho dato, ura to no renkei ga umaku itte, wakai ko tachi mo, ma tanoshiku to iu ka ne. La qualità si è praticamente la stessa, sono prodotti diversi. Mi mette tutti iu. No, no, no. Kumitate ga dekita toki wa sì, è proprio tutti pelati, proprio, cazzo, sono in una sorta di santuario, di tempio. Cioè, si devono rasare, okay, cazzo. So let's actually talk about his sushi. Mio padre. Ma sushi というのは何だろう、こう単純なものなんでね。まあオーソドックスな、あのお寿司ですね。ザお寿司という変わったこともやってないですし、イカはイカ、トロはトロとそのものの味をもうダイレクトに味わっていただきたいですね。オルトドックス、Dio Madonna、incazzato come mostro di Dio mio。Sushi restaurants they often call it the freshest sushi, and you get this visual of a big tuna flopping around on the table while the sushi master skillfully slices out a piece and gives it to you. Voila, it's fresh. But sembra finto, cazzo. This doesn't necessarily mean greatness. In Saito's case. When he buys che poi tutti i recensori del sushi parlano sempre del riso, anche il riso deve essere buonissimo. Per esempio, ci fu una recensione famosa di Giro, che ora non ha più 3 stelle Michelin perché non fa più entrare gli stranieri, e probabilmente uno dei critici culinari più famosi al mondo disse di non aver mai provato un sushi più buono di quello di Giro Ono. E quindi è importante anche quello, chiaramente. Tuna. It actually ages in the broker's refrigerator for up to 5 days. Mm-hmm. Then Saito takes it back to his fridge. Non c'è il trenino qua. For another 3 to 5 days. But if the tuna sì, ci sono delle botteghe anche, Simone. Weeks, aging a tuna is actually really important to make it taste great. Guarda che cazzo di colore impossibile, Dio mio. This is not a chef. This is a magician. Si chiamava Tsukibayashi Jiro? Sì, Jiro Ono è il nome dello chef. Grazie Marcello, benvenuto. Jiro Taniguchi è un'altra cosa. Jiro Zeppoli. Non è Zeppoli. The toughest part la musica of the sembra un film di Tim Burton. Beginning when you're watching him cut all the fish and you're like I want it now, but you're not going to have this until later on in the meal. He's cutting it now to get it to room temperature, to the right temperature for when you finally do eat it. Later on. It's torture. But you're just watching.
È una tortura che vogliono mangiarlo. Perché non fa entrare gli stranieri? C'è una spiegazione, ma secondo me è una paraculata. First piece of the day. I'm so excited. Ma che belle le venature! La marmorizzazione, Dio mio! Now is the perfect season for yellowtail. Non me la ricordo la spiegazione, raga. This isn't something you could really put words to yet. Hold on. I'm sweating in the hands. Vabbè, poi ti pompano talmente tanto l'hype che sei anche molto in soggezione. Tre stelle Michelin. Devi aspettare un botto per entrare. Oh, però sarà anche buono, Non credo ci sia andato Franchino qui. Mangiate voi sushi e mangiate la pizzetta. Buonate, perché ci esiste solo quella in Italia, esiste solo quella nel mondo. Oddio, mio padre, Cheng. Solo le pizzette, mangio tutto il giorno. Poi mi rioverano, però. Però non esiste il day a Roma, però qua. Tanto ormai. I think what's impressing me the most right now is watching how he prepares it. There's a fluidity. This is a choreography. He's not just slapping things together. He's dancing in front of us right now. Questa cosa mi è sempre piaciuta. Ma perché mangiano con le mani e con le, non con le bacchette? Perché il sushi principalmente si mangia con le mani. E poi un altro falso storico è che vada mangiato così come lo vedi. In realtà andrebbe girato per far appoggiare il pesce sulla lingua. Invece le persone che inzuppano il riso nella salsa di soia dovrebbero essere arrestate, portate via da carabinieri in questo momento. Suka, no ragazzi, siete cretini, cioè avete, cioè nemmeno la logica, cioè avete un letto di riso che si scompone a contatto con un liquido, giustamente l'infilate, infilate il riso nella salsa di soia e poi vi si spiattella tutto e vi cade il pezzo di pesce sul tavolo. Suka cosa, siete dei dementi, cioè del riso, cioè un pezzo, un blocco fatto di microframmenti si sciolgono a contatto con un liquido. Bella la salsa di soia, la butta dentro così, cioè come infilare la formina circolare dentro a un buco quadrato, ma che siete scemi. Grazie Yes Man a Ralo per l'abbonamento. Cioè, inzuppato dalla parte del pesce, se volete proprio inzupparlo, ma io vi consiglio di mettere just a drop, una piccola goccia di salsa di soia sopra il pesce e vi levate il pensiero. These are flavors that are very difficult for me to explain right now. Like, you taste some of the vinegar of the fish, but you also taste the rice. Really, when it comes to great sushi, the flavor is in the rice. Non è proprio così, loro si scompone. Aji. 温度、硬さっていうのが寿司の中では、もう一番重要だと思います。はい。で、お客さんにお寿司を出した時に、まあ、美味しいっていうのは、まあ、飲食店やる上ではもう底辺というか、じゃないと飲食店にはならないんだよね。で、それプラスアルファとして、例えば今日嫌なことあったんだけど、まあ、斉藤君のお寿司食べたら元気が出るとか、まあ、次の予約また、おてよ。あの、パスポラート。これを糧に頑張れる。元気が出るとかっていうことを言われると、もう美味しいプラス、もうさらに嬉しいです。 This is so difficult because every piece I have, like, that's my favorite piece. A me, io non riesco a mangiare le uova, queste qui non riesco, l'uova di salmone. Comunque, vanno dallo stesso ottico loro due, perché ci hanno messo occhiali assurdi. Blue Suka ha donato 100 pipponi, uno Suka. Vabbè. This is not a chef, this is a magician. Whenever David Blaine performs a trick and everyone like jumps around and screams, I feel like that after every bite of this. I feel like looking around like, did you just see this? Did you just see what happened? What is the meaning of this? Vabbè, lui è esageratissimo, è proprio un americano.
che il massimo ha visto è la palla di elastici più grande del mondo, cioè. Però è veramente suggestivo vederli, ve lo posso assicurare. Non l'ho visto il timing. Lei mangia e fa così, basta, non dà pareri. No. No. Ah, no. Dice anche no, attenzione, eh. I don't understand. This kind of feels like if you're in a boxing match. Like, I walked into this video with a set idea of things I wanted to say. Boh, cioè non ha detto nulla. Comunque ha detto più cose rispetto agli amici che invita Franchino nei suoi video, quindi punto per lei. But everything you eat is just so disorientingly good that I'm just mumbling and I'm not making... I had everything written out, like I need cue cards or something. I need help here. I feel like I've been punched in the face and I have no idea where I'm pointing anymore. And I just keep on getting these delicious pieces in the mouth. That didn't sound right, but whoa, I'm so confused in a really good way. What this is, it's not just about taste. It's about feeling. Every piece you take. Vabbè, un pezzo di pesce e del riso zia anche meno, ma dai, cardiopatetico, ma Dio buono, che vuol dire? Se si fa sto ragionamento, allora, cioè, boh, è finita anche la pizza, dì, vabbè, cosa ci vuole? La mozzarella e il pomodoro, sulla base di pasta hai fatto, sì, capito, è leggermente più complicata rispetto al sushi, però se ragioni così è la fine, cioè non è che ti puoi limitare gli ingredienti, bisogna anche prepararli. Prendi il telecomando e schiaccia sai bene quel tasto. Dina chi c'è su YouTube, è giù.